Buongiorno Amazzoni e buongiorno Cavalieri. Oggi siamo nella mia selleria di casa. Voglio parlare con voi della manutenzione di cuoio e pelle. Sarà un vlog di 2 giorni. Nel mentre vi aggiornerò anche sulla vita che sta facendo Nulash e come sta cambiando il nostro maneggio. Questo è il primo giorno di vlog, è giovedì 9 aprile 2020 e in questa giornata voglio occuparmi della pulizia del cuoio. Il sapone che uso è questo di Karen Day & Martin e si presenta in questa scatola di latta e dentro è arancio. Procediamo con la pulizia della testiera di Nulash e della sella che ho alle mie spalle, di qui che ci fa compagnia ho il mio ponetto di pietra. Io utilizzo una spugna vecchia e uno spazzolino a denti proprio per entrare nelle rifiniture di sella. Per chi fosse su un terrazzo è bene che utilizzi una tela. Ho questi panni che sono quei pannetti assorbenti che si comprano al supermercato nella sezione dei cani. Il primo step sarà quello di disfare tutto in più pezzi per riuscire ad essere proprio molto precisa nella pulizia. In realtà non faccio mai pulizie così accurate, le faccio proprio 2 volte l'anno, però mi permettono di pulire a fondo, nutrire a fondo con l'olio e poi ingrassando chiudo bene le squame e veramente mi posso poi permettere di scendere dal cavallo, togliere la testiera e passarla sotto l'acqua, oppure passare con un panno umido la sella e restare abbastanza pulita. Qualche mese dura. Nel mentre ho ricevuto un aggiornamento sulla mia cavalla, che è qui in questo paddocchino, che prima aveva un filo di corda per chiuderlo, adesso invece ha proprio il tubo in metallo. Ringrazio il maneggio per la gestione della mia cavalla, ma anche per tutti i lavori di rinnovamento che sta facendo, come per esempio questo ponte. Ed eccoci qua al momento di trattare il cuoio, che bisogna sia asciutto perfettamente. Qua ho la seconda testiera di Nulash, quella che uso a farla girare la corda. Qualcuno nello scorso video mi chiedeva con che stivali monto con un paio di parlanti. Vi metto il video, quello che avevo fatto sullo shopping di Verona, nel quale parlavo proprio di questi stivali. Mi trovo veramente molto bene. E le ciappe, i laccini degli speroni, la testiera nera, che è sempre quella della mia amica Daniela. Ciao! E poi il sottopancia caramella di Nulash, 2 paia di redini, uno è di Nulash, uno è di Ellie, sempre la cavalla della Dani. Le solette dei parlanti, mi raccomando, quando pulite gli stivali togliete le solette e scoprirete che c'è dentro di tutto. Fieno, paglia, terra, segatura. Passiamo ora ai prodotti per trattare il cuoio. Allora, questo qua è un sapone molto idratante che io utilizzo proprio per fare le rifiniture, cioè se dopo aver lavato il cuoio pulito dovessi trovare delle macchiette, qualcosa che non mi piace, tolgo con questo. È veramente molto sgrassante perché toglie veramente lo sporco, ma anche idratante perché lascia un finish veramente molto buono. Di solito queste schiume si usano in maneggio per pulire gli stivali quando poi si è montato. Ovviamente siamo in quarantena e a casa. Questo olio è a base grassa, è un olio molto, fra virgolette, io lo definisco pesante, nel senso ha un fondo proprio molto grasso. Questo è un olio super super liquido e leggero. Il grasso per il cuoio di linea unica. Poi serve un pennello, tutte queste spugnette così per tirare il grasso e un barattolino per l'olio. La prima cosa che faccio è vuotare un pochino di olio dentro al barattolino. Inizio controllando che il cuoio sia realmente pulito dappertutto. Prendo un pochino di olio e inizio a cospargere tutto, sia su un lato che l'altro.
miei stivali. Sono un paio di parlanti Passion. L'olio principalmente serve a nutrire proprio in profondità il cuoio e la pelle. Serve anche ad ammorbidire. Ha anche la funzione di scurire il cuoio e la pelle. Sul nero più di tanto non serve, nero è nero. Sul testa di moro serve a scurire e omogenizzare proprio il colore. Se l'olio è un olio leggero come quello che sto usando, piuttosto che questo che è a base grassa, entrerà più in profondità nel cuoio, mentre invece questo entra più in profondità nel cuoio, mentre invece quello a base grassa resterà anche in superficie e farà già una patina protettiva. Se si vuole e si pulisce spesso l'attrezzatura, si può valutare anche di passare solo con questo olio. Se invece si fa ogni tanto e si vuole proprio nutrire in profondità e impermeabilizzare bene il cuoio all'esterno, allora si usa prima l'olio, questo più leggero, senza la base grassa, e poi il grasso proprio per andare a chiudere e proteggere, fare come uno strato superficiale su pelle e cuoio. Gli stivali si sono seccati molto molto in fretta, hanno assorbito proprio tutto l'olio e volendovi far vedere invece quest'altro prodotto che io apprezzo molto, ha la base grassa quindi va un attimo agitato perché non resti proprio il fondo. Rispetto all'olio precedente è molto più corposo, sicuramente fa più fatica ad entrare in profondità, però rispetto al BE fa già una patina sopra, è molto più ricco. Se si vuole andare in profondità e nutrire in profondità è meno nutriente, però sicuramente va più nel profondo BE. Questo è lo strato molto più nutriente rispetto all'altro olio. Volendo parlare invece delle imboccature, questa è l'imboccatura della testiera della mia amica. Questo è un filettone che avevo io, che non uso con Nulash se non in rari casi. L'avevo provato, mi ero trovata bene, però non era il suo. Questo invece è il filetto di Nulash, spezzato a tre, ha il giochino, è molto morbido in Happy Mouth ed è l'ideale. All'inizio usavo un Pessoa, all'inizio montata così la ciappa, poi montata nel primo anello. Passare al filetto è stata una scelta vincente perché lei è veramente molto molto più serena. Parlandovi di rosette, queste si fa fatica perché poi vanno allargate, si fa veramente fatica a montarle, mentre invece queste qui hanno lo strap e la marca è Ezzi. Finito di oliare tutto, ho messo comunque sotto uno di questi panni assorbenti di modo che non cada olio sul pavimento. E lascio riposare. Per oggi è tutto. A domani. Ed eccoci qua, è venerdì pomeriggio, 10 aprile 2020, siamo ancora in quarantena, secondo giorno di vlog. Io stamattina ne ho approfittato per oliare tutti gli accessori della sella, la testiera di Nulash. Adesso voglio traslocare questo cuoio sullo stand di biancheria e dallo stand di biancheria prendere le cose da ingrassare e poi lasciarle a riposare fino a domani. Nel mentre ho ricevuto anche un aggiornamento, il vlog della settimana scorsa che vi metto qui in alto è andato a buon fine perché qualcuno ha preso il buon esempio e quindi Michael e sua sorella, che vi lascio qui i contatti, hanno pulito le coperte con la Pulivapor come ho fatto io. L'obiettivo è proprio quello di pulire il grosso di queste coperte e poi arrivare a quelle lavanderie a gettoni quando apriranno tutto. Questo è lo stand di biancheria. Gli stivali hanno già assorbito parecchio il sottopancia piuttosto che la testiera di Daniela.
della Ellie, quella per girare di Nulash, le redini. Ora io trasloco sul tavolo da lavoro e ci mettiamo a ingrassare, mentre invece appoggerò qui le cose che devono ancora asciugare dall'olio di questa mattina. E passiamo ora al grasso. Io ho questo grasso di linea unica. Vi linko in alto il video nel quale parlavo dei grassi per i piedi di linea unica, che sono fantastici. E voglio fare questa precisazione perché questo grasso, come quello per i piedi dei cavalli, sembra quasi all'apparenza che faccia come dei grumi, mentre invece sono delle piccole sfere di olio all'interno del grasso che idratano un sacco. Come vedete, il sottopancia caramella di Nulash adesso è secco, il grasso lucida e chiude le squame. Questo ha un profumo di miele, è buonissimo. Da qui si vede dove è opaco e dove è più lucido che sta già assorbendo il grasso. Questo grasso renderà impermeabile e chiuderà le squame talmente bene che poi, scesi da cavallo, si potrà prendere il sottopancia e risciacquarlo proprio sotto l'acqua corrente, finché poi vedo che l'impermeabilità non c'è più, è molto sporca l'attrezzatura, e allora lì capisco che c'è bisogno di rifare il trattamento. Mi è suonato il telefono e mi hanno mandato un messaggio nel quale Michela, che è una ragazza del maneggio, vi metto il contatto qui sotto. Lei ha il permesso di andare in maneggio come meglio crede perché il suo cavallo ha una patologia. Le ho chiesto un favore, se riusciva a fare un pastone a Nulash. Super pastone con tre palettate più, cosa che abbiamo messo? Sedano, carote e giro di aperitivo con le banane. Guardate che top! Patatina, te la metto qua dentro, piano. A prova. Per quanto riguarda gli stivali, qualcuno, magari essendosi scoloriti, passa prima il lucido nero delle scarpe, quello classico, però io non ne vedo il bisogno. Il pellame di parlanti è veramente ottimo, non perde il colore, è solo opaco, quindi passo il grasso e un po' lo lucido. Non preoccupatevi se restano questi piccoli residui, succede spesso con i grassi, e in ogni caso è comunque da lucidare con un panno in lana. C'è tutto ingrassato. Passiamo alla sella. La sella stamattina l'ho passata con l'olio solo dove ci sono le cuciture e sul seggio, perché le parti che stanno al sole si schiariscono. Non resta che passare al grasso. A questo punto la sella resta qua e riposerà tutta notte. Domani luciderò tutto e se vorrete vedere il risultato finale, mi raccomando, vi lascio qua il mio link ad Instagram. Andate a sbirciare le fotografie di tutto questo lavoro. Con questo è tutto per questi 2 giorni di vlog. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice all'insù. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi episodi. Un bacio grande e alla prossima!